Che cazzo è? Che cazzo è? Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Tech Gaming, siamo tornati qui su Wounded. Allora, sto cercando delle impostazioni nuove per la webcam, come potete vedere, e la devo trovare ancora una che mi vada in culo. Per il momento oggi beccatevi questa, perché devo fare un po' di prove, poi dopo cercherò di tornare alla normalità, perché il vecchio programma che utilizzavo per registrare la webcam ha deciso di smettere così improvvisamente di funzionare e non riesco a capire il perché, maledetto programma di merda. Comunque sia, detto questo, allora vi ricordate, eravamo nei panni di questo tizio che non mi ricordo assolutamente il nome, mi sa che era Tim, qualcosa del genere, non mi ricordo, e per non si sa per quale cano motivo siamo stati invasi dalle ombre assassine dentro casa e ci siamo ritrovati qui. Però c'è da dire una cosa, da notare che le ombre bastarde che ci hanno portato sull'isola così deserta hanno ben pensato, vi ricordate che ci avevamo le ciabatte? Cioè, non ben pensato di metterci le Converse prima che spariscono nella sabbia. Perché giustamente lo dobbiamo portare su un'isola deserta. Ah, c'ho pure il pigiama, ma hanno messo i pantaloncini, hanno messo il costume e le Converse. Al contrario, perché quella lì, cioè, a me quella mi sembra una Converse del piede destro. No, c'ha i piedi al contrario questo. Quello è assolutamente un piede destro, quello che è a sinistra. E quello che è a destra, che cazzo è? Vediamo un po'. Quello che è a destra è un piede sinistro. Ragazzo, meglio c'è i piedi al contrario. Team dai piedi al contrario lo chiameremo. Non mi ricordo se si chiamava Team. Comunque, se siamo su sta cazzo di isola, vediamo un attimo che dobbiamo fare. Ho alzato anche leggermente la luminosità, raga, perché ho visto che poi nel video si vedeva poco. Ma non so adesso così, perché io a schermo lo vedo bene. Però poi dopo bisogna vedere un attimo in video quanto si scurisce, perché poi dopo cambia da schermo a schermo. Comunque, premi E per interagire. Vi ricordo sempre che abbiamo quel problema con le interazioni che fanno un po' schifo. Che roba è? Oh, un portachiavi con il disegno quello di me. Ah, ricominciamo. Premi E per interagire. Mannaggia. Che poi c'è pure sta A accentata, ma... Oh, la volemo pia? Mannaggia, dai, ma non si può giocare un gioco così. Ma che cazzo vuoi? Vai, va, fa qui, lasciami. Tanto l'ho visto, è un portachiavi di merda. Ma fa un culo, va. Come fa a uscire? Oh. Cioè, sto gioco, cioè, va, allora... C'è da dire una cosa che ancora non vi ho detto. Questo gioco, oltretutto che c'ha pure l'italiano, quindi si sono impegnati a metterci le istruzioni. Bake it on 200... Che cazzo ha scritto? In ubriaco per 30 minuti. Vabbè. Vi stavo dicendo, poi dopo mi interrompo perché faccio altre cose. Questo gioco non ha ricevuto nessun finanziamento, quindi è un gioco totalmente indie e totalmente autofinanziato. Dovrebbe essere costato, se non erro... Ah, signore. Non ci capperò mai lì dentro. Che culo. Quanto ci sono di cappare di fila? Rimarremo qui a vita. Comunque, allora, prima che continuo... è stato totalmente autofinanziato. Dovrebbe essere costato 12.000 o $18.000, se non sbaglio. Se lo devo aver letto da qualche parte, ma adesso non mi ricordo molto preciso. Attenzione! Intanto, così, a sorpresa, ci prende. E ci prende ancora. Madonna, cara, raga. Raga, stasera si scopa, eh. Stasera si scopa, raga. Attenzione, basta. Deciso, posso pure andare a puttane. Apriti. Vediamo un po'. Ma sì, ma addentramosi nella giungla con sti corvi di merda, ma che ce frega. Comunque sì, intanto nel frattempo, ragazzi, intanto che vado a cercare qualcuno che mi uccida brutalmente in questo gioco. Dai, cioè, non ci serve che ci guardi 6 ore per stare in scala. Mi raccomando, condividete i miei video con i vostri amici, parlatevene a scuola, dite sì. Ma che cazzo è? Oh, vabbè, come sto a fare pubblicità, ma il canale mio, non ci serve che mi ammazzate così. Cioè, ma perché in questi giochi i cattivi sono sempre pelati? E su The Forest erano pelati. E su di là erano pelati. Cioè, vabbè, cioè, nel senso. È discriminazione questa. Quando cazzo siamo? Che è sto sangue? Cioè, ho visto un pelato, perché non lo vedo più? Che so, visione del futuro. Madonna, che ombra! Sono tutta testa io praticamente. Guarda, cioè, come, guarda, con tutte queste mosche mi sento quasi a casa mia, mi sento. Vi ricordate la casa di Tim? Era piena zeppa di mosche, praticamente. Hotel, scritto senza H. Non è che è spenta, non ce l'hanno proprio messa. Oddio, raga.
Che brutto posto. Sì, andiamo subito nell'ombra. Non c'è una luce, una torcia? Non sei un cazzo. Oh, però posso correre. Ok. Questo è già buon segno. Quando il gioco ti permette di correre è già buon segno. Qui c'è un fusibile. Ok, premi E per interagire. Giustamente devo trovare gli altri tre fusibili per poter, penso, salire, aprire la porta che è di sopra. Vediamo un po', ma no, a vedere. Intanto se vado di qua. Ok, qui già troviamo il primo fusibile. E se premo L posso aprire quest'altra parte. E qui c'è l'interruttore. Non c'è elettricità, ok, perfetto. Quindi dobbiamo trovare gli altri fusibili. Nel frattempo intanto possiamo mettere questo che l'abbiamo trovato. Ok, andiamo a dare un po' uno sguardo qui sotto. Non siete un cazzo comunque. Ce la potevano mettere una cazzo di torcia in su. Cioè, basta su sopra le torce nel suo gioco. Guarda, cioè, proprio livello difficoltà 600. I fusibili buttati a caso, proprio così, tanto per, come di... Dove nascondiamo i fusibili? Vabbè, buttiamolo uno sopra le scale, uno giù sotto. Adesso uno sarà dentro il culo del pelato. Proprio così a caso l'hanno nascosti qui i fusibili. Manca all'ultimo, raga. L'ultimo dove è? Dentro la spazzatura? Che è sto casino? Trovo un modo? Trovo un modo per accedere, per accendere l'elettricità. Eh sì. Ma perché non mi fa passare? Ah, ok. Non posso andare avanti se non trovo un modo per accendere l'elettricità. Quindi devo trovare anche l'ultimo fusibile. Mo, allora, le prime due te le fanno trovare così a buffo. Il terzo lo nascondono davvero il culo del pelato. Cioè, è impossibile da trovare. Nascosto, cioè, sarà dentro un sacchetto dell'immondizia che tu non vedrai mai e poi mai. Che ti tocca girare tipo 6 ore per trovarlo. Raga, questa è la piappa il culo. Il terzo era per terra. Ma allora voi sapete chi cazzo l'ha levati sti fusibili? Già ce lo vedo uno che fa. Ah, aspetta, leviamo i fusibili così togliamo l'elettricità. E dove li... Nascondili. Ah, uno qui sopra, uno lo butta per terra e uno lo mette quindi c'è direttamente il coso, l'interruttore. Ma vaffanculo. Ok, ma acceso l'elettricità in quest'altra parte. Piano dei corvi, raga. Piano zeppo proprio. Che cazzo ci stanno a fare? Che poi che se mangiano tutti questi corvi? Non c'è un cazzo, cioè. Anche un topo, niente. Vi ricordo sempre che posso lavorare come strumentista per... Come rumorista per i giochi horror. Oh, il nostro pesce gay. Trovo un modo per entrare nel motel. Trodor. 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 Allora, prima di tutto andiamo un attimo al motel e vediamo che ci dice, perché è inutile che cerchiamo un modo per entrare nel motel. L'ambientazione è figa però, devo dire, non è malvagio. Allora, qui è tutto attabarrato. Ma se è attabarrato, un motivo ci sarà. Cioè, ti dicono, oh, non hai da entrare. Ma no, ma non ci frega un cazzo, logicamente. Non ci manna. Sta a cambiare la musica. Bella sta tenda. Sempre pulita come piace a noi. Oh, oh, alleluia. Pelican Instruction. Vabbè. Cazzo, un po' cazzo che lo mangio. Che cazzo è sto casino? Che è sto casino? Oh raga, buoni. State buoni. Non vedo niente però. Allora, forse erano stati rumoracci. Qualcosa sta bloccando questa porta. Non so, ci sono 6 kg di immondizia lì dietro. Però io penso che dovrei entrare, perché lì c'è, vedete, lì c'è una chiave. Quindi devo trovare il modo per poter entrare dentro sta porta. Ho trovato un'altra porta. Questa si apre almeno. Ah, ok, questa la sgarro proprio. La violenza. Che cazzo? Oh, vedi, ecco qua, ho trovato un... Madonna, erano le mosche, ma questo gioco... Cioè, non c'avevano i soldi, ma c'avevano le mosche a rotta di collo proprio. Hanno comprato 3 texture per fare sto gioco, ne ho detto una è quella delle mosche, beh, usamela, tanto ormai ce l'emo. Mettemela dappertutto, fanno scena. Ok. Che cazzo di musica, non servono a niente. Che cazzo è? L. No, E. Hanno fatto le scritte piccolissime. Open the door! Prendiamo la chiave. Ok, adesso abbiamo la chiave per poter entrare nell'hotel.
Vabbè. Che non cazza nessuno. La porta dell'hotel è quella lassù? Qual è la porta dell'hotel però? Perché qui è vero che ci ha detto trova un modo per entrare nell'hotel, ma la porta dell'hotel qual è? Perché questa è la porta quella tabarrata e non penso che possiamo entrare. Vale, queste canzoni. Te lo dico io dove è la porta dell'hotel. Secondo me è quella su sopra le scale di là. Ho sto dubbio. Eccola infatti, io sapevo, no? Sempre ragioni io, raga. Ma sì, de bene in meglio andiamo, eh? Entriamo. Apri. Col cazzo che entro. E invece sono entrato. Madonna, c'è pure le granelle di polvere mi fanno paura. E senza apri. Bello sto hotel, 5 stelle. Eh? Questo è quello che succede quando prenotate su Trivago, raga, eh? Lo dico. Questa cosa sta bloccando questa porta. Capito? Io in teoria c'ho il coso, il chiavistello, il fregno, spacca budella, piede de porco. Col cazzo che ci scendo adesso. Vediamo un attimo queste altre stanze di che male se. Madonna, raga. Brutto che è sto posto. Però l'ambientazione devo dire che, a parte tutto, so, fatte bene, cioè. Io non so voi, ma a me mi stanno dal giusto. Che cazzo è? Mannaggia, raga. Apri un po'. Sta andata al giusto grado d'ansia. Ok, raga, no, non mi piace sto gioco. Non mi piace sto gioco. Allora, il fatto che mi fa nasconde, no? Significa che c'è qualcuno che mi cerca. Come sempre hanno fatto l'italiano, ma non hanno tradotto la roba. Strangeness. Airing, ok. Non vorrei di una cagata, però questa sente rumori brutti, cioè paura. Sente piange praticamente qualcuno da abbastanza distante. Coming from a di. No, che sta venendo dalla distanza, cioè si sta avvicinando praticamente. Spera che questa sperava che insomma era uno scherzo di cattivo gusto, una cosa del genere. Se non ho capito male, qui c'è un'altra cosa da legge. Allora, questa è una lettera della guardia di sicurezza che non ho capito che cazzo dice. L'unica cosa che ho capito è che sicuramente ci sarà qualcuno che ci cerca. A me non mi piace questo gioco, raga. È come Outlast, raga, Outlast mi ha messo una paura fottuta. Anzi, se non vi siete viste la serie, vi consiglio di vederla, perché secondo me è una delle serie più belle che abbiamo mai fatto. Cioè, nel senso. Ha messo. Oh. Voglio sperare che siano soltanto rumoracci. E che non ci sia effettivamente qualcuno che sfascia i coglioni. Posso gioco per interagire con la roba, ci mette 6 ore. Allora, io ho trovato delle chiavi. Questa porta è sempre bloccata. Madonna, ragazzi, il rumore. No, raga, non la può continuare sto gioco, lo giuro. Raga, do, chiude un po' sta porta. E vaffanculo, chiude. Io mi cago addosso, raga. Questa è ancora chiusa. C'ho da scendere di sotto. Ma io voglio sapere che cazzo c'è qui dietro? Un gatto, spero che sia un gatto, raga. Ma che cazzo, ma perché? Perché fai giochi horror? Se so benissimo che poi ogni la fa giocarci che mi caga addosso. Io me lo chiedo, no? Mannaggia, quel porco. Mi sa che ho trovato la chiave della lavanderia. 4742. Ok, ricordatevelo, raga, poi ditemelo nei commenti, tanto sicuramente mi scordo. 4742, era così, mi sa. Questa porta è bloccata. Questa porta non ci si caga. Exit. Sì, exit, mi piace. Security. Questa porta richiede una chiave magnetica. Ma io non ce l'ho la chiave magnetica, mortacci tu. C'ho il codice però. Non la trovo la chiave magnetica.
Cioè, secondo me la chiave magnetica deve essere qui dentro, raga. Qui dentro non si vede un cazzo. Quanto è fonda sta stanza? Come fanno? No, la vanno è messa qui dentro, non c'ha senso. Se è una micchia. È solo che polvere, no, c'è qui dentro. Aspetta. Aspetta. Che cazzo soppia? Aha! No, no. Posso muovere solo questo? Così sono a tre ma non funziona. Quindi se io lo sposto qui. Ho cambiato qualcosa. Ah, vedi, si è accesa la luce qui dietro. Perfetto. Quindi adesso posso aprire questa stanza qui. E dovrei poter trovare la chiave magnetica. Trovo un cacciavite. Col cacciavite sicuramente ci posso aprire una di quelle porte bloccate del cazzo. Non leggo per niente il suo coso. Allora, sicuramente questo lo devo rimettere al posto suo, perché dava corrente ad un'altra cosa. Perfetto. Poi corriamo giù. Proviamo proprio a sta porta. No, non è questa. Però c'era un'altra porta qui sotto che era bloccata. C'era questa. Che non c'era la maniglia, ma non me fa interagire. E c'era questa de porta che era bloccata. Ok, ah, però rieccoci. Attenzione. Prova a scopare anche stasera. Mannaggia. Dai, poi devo far ricominciare da capo. Attenzione, dopo 1000 tentativi è l'ultimo. La potenza. Uzz. Tempelo. Apri puerta. Apri puerta, levanta, apri puerta. Un'altra chiave. Sta per culo sto gioco, come sta. Apri un po'. Forza un po', dai un po'. Mannaggia. Cazzo. Qui c'è un altro foglio che tanto non comprenderemo. Allora, mo' ho trovato un'altra chiave. E con la chiave penso dovremmo andare qua sopra. La porta io non la apro. Ma manco se me... Oh! Sta buono. Cazzo c'è fuoco sta chiave. Ci apro questa. Bello. Rimettiamo questo qui al posto suo. Vediamo se accende la luce. Perfetto. Madonna raga, diventato un genio. Un genio del male nel suo gioco. We'll be home soon. Ok. Voglio una chiave magnetica del cazzo per potermi annaio. Madonna raga, ma che ci hanno squartato qui dentro. Che cazzo è? Qui è vivo, qui respira ancora. Oh, oh. Oh. Ah no, sono io che respiro. È morto a culo per l'aria questo, raga. Gli hanno messo una scheda magnetica nel culo e gli hanno messo per... Che è sto casino. Spegni un po' la luce. La rimettere a posto su, sai che se ne andiamo. Dai che se ne andiamo. Vai. Ah! Che cazzo è? Che cazzo è? Sbrighe. Chiudo la porta. No! Se siamo chiusi fuori. Ma ne posso menare? Chiave magnetica. Vaffanculo va. Lo sapevo che scappava a fare qualche merdato. Lo sapevo. Poi lo sapevo, era quello lì con le chiappe nude. Quello con le chiappe nude, raga. Lo sapevo che non se potevamo fidare. Abbiamo preso la chiave dal culo, no. Ok, raga, io dico. Vi dico una cosa, raga. Che io per il momento, per questa volta, concludo qui la puntata. Così saprete se la prossima volta riuscirò a fuggire oppure no. Guarderete la prossima puntata, lo so quando farete. Per me lo farete. Comunque, se nel frattempo condividete questa puntata con i vostri amici e guardatevi tutti gli altri video di GTA che sono usciti in questi giorni. Un saluto a tutti al vostro comando Wolf. Ciao a tutti, ragazzuoli. Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai. Perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un grande